Prendiamo un ulteriore esempio, stavolta voglio mettere in luce un problema che c'è con questa definizione. La definizione non la cambiamo, però passiamo a considerare funzioni di diciamo di segno non costante. Allora, c'è un fenomeno di mettere in luce e il fenomeno è questo qui. Prendete questa funzione qua. Questa funzione qua in 0 non ha alcun problema. Ah, però il problema è che è una funzione definita una semilettera. In 0 non ha nessun problema perché noi sappiamo benissimo che il limite, qua siamo a destra di 0, per x che tende a 0 da destra di x su x, in realtà anche da sinistra, questo limite fa 1. La funzione in 0 l'abbiamo posto uguale a 1, quindi la funzione in 0 non ha nessun tipo di problema, è una funzione continua. Ok? L'ho dovuta definire a parte semplicemente perché se ci metto 0 qua sotto non posso dire. Però com'è fatta questa funzione? Questa funzione dovete immaginarla un po' come fosse il seno, non proprio il seno perché invece vicino a 0 appunto non si comporta come seno, si comporta come 1, però lontano da 0 si comporterà come seno diviso una cosa quasi costante. Più è grande x, più la variabilità di x ha più senso sopra che sotto. Per esempio, se diciamo x è compreso tra 10 e 11, allora lì sarà il seno di x diviso una cosa che è uscita tra 10 e 11. Quindi com'è funziona? Funziona che le oscillazioni verranno sempre un po' più smorzate e però l'ampiezza delle oscillazioni sarà sempre la stessa. Questo sarà pi greco, questo sarà 2pi greco, questo sarà 3pi greco. Non sono vere e proprie oscillazioni perché ovviamente questo pezzo qui non è uguale a questo, però è chiaramente questa qui è una funzione continua dove? Sulla semiretta che parte da 0. Quindi se è continua su quella semiretta è chiaramente integrabile su ogni intervallo di tipo 0x. Allora la domanda è: io pongo f grande di x integrale tra 0 e x di f piccolo di t in dt, diciamo di seno di t su t in dt. Ci sono problemi? Il fatto che hanno già messo uno nel punto 0, una funzione integrabile quando tu la cambi in un punto, non... quindi si può benissimo scrivere integrale tra 0 e x di seno di t in dt. Questo integrale esiste, è finito. Ora la mia domanda è: quanto fa, insomma voglio sapere se questo limite per x tende a più infinito, poi veramente si può calcolare anche il limite, fa più greco mezzo, ma questo limite esiste, è finito, diverge, non diverge. Stavolta è una situazione un pochino più è un pochino più delicata, perché quando io vado a integrare tra 0 e x, supponiamo che x sia qui, allora io sommo l'areale, però vi ricordate che le aree vanno sommate in senso algebrico, cioè quelle al di sopra dell'asse delle ascisse vanno sommate col segno più, quelle al di sotto dell'asse delle ascisse vanno sommate col segno meno, oppure vanno sommate. È chiaro? Allora io voglio sapere questo limite esiste o no? Quindi la mia funzione cosa farà? La funzione integrale da 0 a pi greco sto integrando la funzione positiva aumenta, quindi sale, poi da pi greco a 2 pi greco scende, poi da 2 pi greco a 3 pi greco risale, poi scende, poi risale, poi scende. Secondo voi esiste quel limite o no? E perché? Allora l'idea qual è? Queste oscillazioni, diciamo, di quando sale, di quando scende,
qua scende di quest'area, poi sale di quest'altra area, poi scende di quest'altra area. Queste aree sono sempre più ridotte. Quindi queste oscillazioni sono sempre più piccole. A che cosa assomiglia questo? Cosa vi ricordo? No. C'è un meccanismo che va esattamente allo stesso modo e non è quello di Achille da Radio. Là c'era, è vero, c'era una progressione geometrica, ma era ben diverso. Qua non lo sai, quelle di quando si riducono. Non si riducono in maniera geometrica. Allora, io sommo una quantità positiva, poi sottraggo una quantità un po' più piccola, poi sommo una quantità più piccola della precedente, poi sottraggo una quantità un po' più piccola della precedente, poi... È come quando io piccolo. No, non so che ho piccolo. Io non lo so quello se ho piccolo di... So solo che ho piccolo di 1, la quantità che vado a... Quindi non lo so come va a 0, anzi. Però una volta la sommo, la sottraggo, poi so che le quantità sono decrescenti e poi so che le quantità saranno infinitesime. Non vi ricordo proprio niente. Ah, qualcuno si sta cominciando, forse la vedi. Collegamento, meno 1 alla n per A con n, dove A con n decrescono e tendono a 0. Che cos'era? Somma di meno 1 alla n per A con n, dove A con n tende decrescente a 0. Come si chiamava? No. Le serie di Leibniz. Criterio di Leibniz. Serie a termine di segno alterno, decrescente e infinite. E che faceva una serie di Leibniz? Convergeva. Tra l'altro, il segno sarà quello del primo termine, cioè questo qua, cioè così. Quindi quello che possiamo intuire, adesso dimostriamo, è che l'integrale, è che questo limite esiste finito, anzi che questo limite è maggiore di 0. Ok? Vabbè, allora dimostriamo. F grande di x è la somma per k di integrale che va da 0 fino a un certo valore tra k di greco e k più 1 di greco di f in t in dt. Qua che ci devo mettere? Più, allora, vediamo un po'. Oppure posso fare, meglio che metto da 1 e qua ci metto k meno 1 di greco e qua ci metto k meno 1. Fino a dove devo arrivare? Per esempio, se x sta qua, fino a dove devo arrivare? Allora, mettete k uguale a 1, devo fare l'integrale da 0 π greco a 1 π greco. Poi k uguale a 2, devo fare l'integrale da π greco a 2 π greco. Poi k uguale a 3, integrale da 2 π greco a 3 π greco. Questo perché? Perché nell'esempio, e poi ci devo aggiungere questo pezzetto qua. Quindi poi devo fare l'integrale tra k π greco e x di f di t in dt. Mi manca soltanto capire chi è l'estremo di k. Io fino a dove dovevo arrivare? Fino a che k π greco non superava x. Quindi che devo fare? Devo fare x fratto π greco parte intera per π greco. X parte intera per π greco. Allora,
Vedete, x sarà compreso tra 3π e 4π. Quando lo divido per π viene un numero compreso tra 3 e 4. Ok? Allora, parte intera fa 3. Allora io faccio l'integrale da 0 a π, da π a 2π, da 2π a 3π, e mi fermo. Arrivo qua. E poi faccio l'integrale dall'ultimo punto dove sono arrivato fino a x. Ok? Questa è f grande di x. Adesso lo lascio indicato, cancello qua sopra perché mi serve un po' di spazio. Questo termine qui lo chiamo meno 1, lo chiamo meno 1 alla k meno 1 per a con k. Perché lo chiamo meno 1 alla k meno 1 per a con k? Perché quando k uguale a 1 questo è positivo, quando k uguale a 2 questo è negativo, quindi il segno lo scrivo qua. Quindi cosa posso dire di se io integro tra k meno 1 pi greco e k pi greco il valore assoluto, il segno l'ho portato fuori, il segno di t su t, questo chi è? È il valore assoluto di a con k. Andiamo a scrivere a con k più 1. Chi è a con k più 1? È l'integrale tra k pi greco e k più 1 pi greco del valore assoluto del segno di t fratto t di t. Adesso, questo è il valore assoluto di a con k più 1. Li voglio confrontare, no? Scusate, questo è a con k più 1. Qua non ci vuole il valore assoluto perché il segno l'avevo già assorbito nel meno 1. Di a con k ho fatto in modo che era sempre positivo. Adesso fatemi cancellare anche qui, tanto voi ce l'avete scritto, non ricordo. Adesso cosa faccio? In questo integrale faccio una sostituzione, faccio t uguale y più t greco. Quindi la sostituzione la scrivo qua a destra, quindi y uguale t meno pi greco. Quindi questo integrale cosa diventa? Del t è uguale a dy. Allora, quando t è uguale a k pi greco, y a quanto è uguale? A k meno 1 per pi greco. Se questo è uguale a k pi greco, poi pi greco lo devo portare dall'altra parte, viene k pi greco, e pi greco fa k meno 1 per pi greco. Similmente qua sopra viene k pi greco, poi qua mi viene seno di y, veramente verrebbe seno di i più pi greco, scusate, di y più pi greco, i valore assoluto, qui sotto viene y. Ma quando io aggiungo pi greco all'argomento del seno, che cosa fa il seno? Seno di y più pi greco, quanto fa? Meno seno di y. Quando io aggiungo pi greco all'argomento del seno, vuol dire che la sua circonferenza sta andando sul punto opposto alla circonferenza unitaria, e quindi il seno è opposto. Ma c'è il valore assoluto, e quindi in realtà il valore assoluto riporta le cose al posto. Quindi qua posso scrivere valore assoluto del seno di x. Poi la variabile di integrazione è muta, veniva meno, c'è il valore assoluto, non cambia.
la variabile di integrazione è muta, quindi se la variabile di integrazione la richiamo un'altra volta t, non ho fatto niente di male. Quindi ho dimostrato che questa integrale è uguale a quest'altra integrale, ma adesso se andate a guardare questi due integrali, cosa scoprite? Scoprite che se le integrazioni sono gli stessi, il numeratore è lo stesso, però qua c'è un denominatore, qua c'è un denominatore più grande. Allora, se il denominatore è più grande, la funzione è più piccola, e quindi siccome la funzione è positiva, l'integrale è più piccola. Quindi io ho scoperto che A con K è maggiore di A con K più. Poi A con K è minore dell'integrale da K più 1, K meno 1 pi greco, a K pi greco di 1 su T. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che gli A con K sono decrescenti. Poi cancello un'altra volta perché mi serve ancora spazio. Adesso A con K era questo qui. Se al numeratore ci metto 1, il valore assoluto del seno è meno di 1. Quindi se ci metto 1 su T viene qualcosa di più. Ma questo che cos'è? È il logaritmo di K pi greco K pi greco fratto K meno 1. L'integrale di 1 su t è il logaritmo. Il logaritmo valutato in k pi greco meno il logaritmo valutato in k meno pi greco è il logaritmo del rapporto. Quando k tende a infinito, l'argomento di questo qui, k pi greco e pi greco si semplifica, k fratto k meno 1 tende a 1, e quindi quando k tende a più infinito, questi tende a 0 da destra. Allora con k che è maggiore di 0 e minore di una cosa che tende a 0, pure lui tende a 0. Allora, purtroppo io ho continuamente bisogno di spazio, quindi cancello anche qui. Qui f di x, che cos'è? Era la somma del k che andava da 1 fino alla parte intera di x fratto pi greco di meno 1 alla k meno 1 per a con k più un resto che chiamo e a. R dipende da x. Questo resto, quando x tende a più infinito, comunque questo resto è meno dell'integrale di 1, era l'integrale sul pezzetto che avanzava. L'integrale sul pezzetto che avanzava era meno dell'integrale, in valore assoluto era meno dell'integrale su tutti i pezzetti successivi. Quando x tende a infinito, comunque questo pezzetto, cioè la parte intera di x su pi greco, si sposta a infinito, e quindi comunque questo resto tende a 0. Non è detto che sia positivo, ma tende a 0. Questo invece che cos'è? È la somma parziale di una serie a termini di segno alterno. Ma non sono di segno alterno, sono di segno alterno, e gli A con K, che sono tutti positivi, sono decrescenti e infinitesimi. Cioè esattamente la somma parziale di una serie di tipo alla quale possiamo applicare il teorema. Quindi questa qua convergerà quando x tende a più infinito, questa parte intera va a più infinito, quindi questa converge alla somma di tutta la serie, che è sommabile, diciamo che è, sì, la serie è sommabile per Leibniz, e quindi questo converge alla somma. Quindi quell'integrale converge. In realtà dei conti più precisi, ma che non siamo in grado di fare adesso, possono abbiamo anche detto che converge a un
un qualcosa che ha lo stesso segno del primo termine, il primo termine è positivo, quindi deve convergere un numero positivo, però dei conti più precisi possono, diciamo, potremmo dimostrare che il limite fa pi greco minus. Non lo vogliamo fare adesso, perché per farlo in analisi 1 ci vuole una certa di, insomma, dobbiamo perdere più di mezzo. Comunque, quindi questa integrale, in buona sostanza, questa integrale qua esiste, è finita e così. Noi questo abbiamo dimostrato in senso generale. Ora, questa cosa non è tanto bella da un certo punto di vista. Perché non è tanto bella? Perché se io adesso passo al valore assoluto, se io vado a fare quest'altro integrale in senso generalizzato, integrale fa più infinito. Allora qual è il, qua lo dimostriamo che fa più infinito, però cancello tutto il resto, lascio solo questi due risultati. Vediamo adesso, rifaccio il grafico della funzione e vediamo se sapete ragionare e capire le implicazioni di questi due diversi fatti. Questo integrale è finito, positivo, questo integrale è più infinito. Allora, vi ricordo che la mia funzione è proprio così. Diventa difficile da disegnare. Chi era questo? Era la somma dei valori di tutte queste aree, quelle sopra l'asse dell'ascisse col più e quella di sotto l'asse dell'ascisse col meno. Quindi era la somma di una serie non di segno costante, una serie di Leibniz a segni alterni. Quindi la serie viene come. Chi è questo? Semplicemente abbiamo riportato le aree negative e le abbiamo portate sopra. Quindi questa è la stessa serie. Se questa era somma per k che va da 1 a infinito di meno 1 alla k meno 1 per a con k, questa stessa serie era somma per k che va da 1 a infinito di a con k e basta. Qua siamo tutti i segni, qui c'erano i segni alterni. A con k avevamo già provato che era una successione decrescente infinita, chiaro? Quindi qua ci sono i segni alterni, qua non ci sono i segni alterni, quindi quella serie converge. Questa serie, che sono i valori assoluti di quelli, diventa. Quindi è una serie che è convergente ma non è assolutamente convergente. Allora, come era possibile che una serie fosse convergente ma non assolutamente convergente? C'era solo un modo, che dovevano divergere sia la serie delle parti positive che quella delle parti negative, e quando le andavano a mettere insieme si compensavano perché erano state messe esattamente in un certo ordine. Se però io cambiavo l'ordine, potevo fare quale? Allora anche qui, se io sommassi solo le aree che stanno al di sopra dell'asse dell'ascisse, mi verrebbe più infinito. Se sommassi solo le aree che stanno al di sotto dell'asse dell'ascisse, mi verrebbe meno infinito. Quando vado a fare questo integrale viene finito solo perché, come si fa il limite? Il limite si fa partendo dal primo estremo andando verso infinito, quindi le aree vengono sommate
una appresso all'altra, cioè esattamente in un certo ordine. Se io decidessi di sommarle, per esempio sommo questo e poi ne sommo una negativa, poi ne sommo due positive e una negativa, poi ne sommo due positive e una negativa, magari lì viene diverso. Oppure sommo una positiva e una negativa, due positive e una negativa, tre positive e una negativa. E poi magari il limite diventa ancora diverso oppure diverge positivamente e così via. Chiaro? Però nella definizione di integrale in senso generalizzato è intrinseco un ordine, cioè io faccio l'integrale da 0 fino a x e poi mando x a più infinito, da a fino a x, dove è il primo estremo della mia semiretta, e poi mando x a più infinito. Nel mandare x a più infinito lo devo mandare da sinistra verso destra, quindi lo sto mandando, sto sommando le aree esattamente, diciamo, procedendo da sinistra verso destra. Quindi questo tipo di fenomeno pure è importante dal punto di vista teorico, perché mi dice che la mia funzione è integrabile in senso generalizzato, ma se passo ai valori assoluti non è più integrabile in senso generalizzato. Cioè può essere, ci sono alcune funzioni integrabili in senso generalizzato che però non sono integrabili in valore assoluto, cioè che quando passo al valore assoluto mi danno un integrale divergente. Perché questo fa più infinito? Beh, guardate, allora io su ogni intervallo, quando è che il seno di x, valore assoluto di seno di x uguale a un mezzo? Quando è che il valore assoluto di seno di x uguale a un mezzo? Allora, dove è positivo? Quando il seno vale un mezzo. E dove è negativo? Quando il seno vale meno un mezzo. Allora, facciamo da 0 a 2 pi. Se x è uguale, quando è che il seno vale un mezzo, a 30 gradi, quindi pi greco, quindi x pi greco sesti fino a 5 pi greco sesti, poi 7 pi greco sesti e diciamo 11 pi greco sesti e così via. Cioè questo valore è maggiore o uguale di un mezzo in valore assoluto se e solo se x è compreso tra pi greco sesti più k pi greco e 5 pi greco sesti più k pi greco. K uguale 0, 1, 2, anzi. Quindi se io faccio allora, guardate, scrivo qua. Lo scrivo qua. L'integrale da 0 a più infinito di seno di x su x in dx. Ok? Questo è maggiore o uguale. Qua sto usando un principio del confronto. Come per le serie, serie più grande, somma più grande, oppure se diverge quella di sopra, se diverge quella di sotto, diverge quella di sopra, converge quella di sopra, converge quella di sotto. Vale anche per le funzioni integrabilità in senso generalizzato delle funzioni. Naturalmente vale per quello di segno costante. Questo è di segno positivo, quindi non ci sta nessun problema. Allora, cosa dico? Questo è uguale alla somma del k che va da 1 a infinito. Abbiamo fatto l'integrale tra k meno 1 per pi greco a k per pi greco di seno di x in valore assoluto su x in dx. Qua semplicemente ho preso l'integrale e l'ho spezzato in tanti pezzetti. Questi pezzetti sono uno appresso all'altro. Poi altro, poi di questa è uguale al, è maggiore o uguale della somma per k che va da 1 a infinito. Qua faccio l'integrale da k-1 per pi greco più pi greco sesto. Qua faccio k pi greco meno pi greco sesto del seno di x in dx fratto x in dx. Cosa ho fatto? Ehi,
cosa ho fatto? Semplicemente, se prendete un singolo intervallino, l'ho stretto un po'. La funzione è positiva. Se io stringo l'intervallino di integrazione, qua aggiungo pi greco sesti, qua dopo pi greco sesti, ciascun integrale verrà un po' di meno. Se ciascun integrale viene un po' di meno, la somma di tutti quanti farà un po' di meno. Ma su questo intervallino qua, è un intervallino esattamente di questo tipo, quindi qua al posto del seno, se gli metto un mezzo, diminuisco il denominatore. Quindi io posso scrivere, questo è maggiore o uguale, qua ci posso mettere somma del k che va da 1 a infinito, e qua ci metto un mezzo che porto fuori, qua devo fare l'integrale da k-1 per pi greco più pi greco sesti a k pi greco meno pi greco sesti di 1 su x a ma in dx. Allora k parte da 1, quindi x al massimo qua vale k pi greco meno pi greco sesto, che è minore di k pi greco. Pi greco è minore di 4. Quindi io sto scrivendo, su ogni intervallino x è minore di k pi greco meno pi greco sesto, che è minore di 4 pi greco, di 4k. Questo lo trascuro, qua al posto di k ci metto 4. Quindi quando passo 1 su x, 1 su x è maggiore di 1 su 4k. Quindi se qua ci metto 1 su 4k, voi fate l'altro passaggio, se no poi non mi trovate, ho di nuovo meno k. Adesso un quarto lo porto fuori, questa è somma del k che va da 1 a infinito, un mezzo per un quarto fa un ottavo. Adesso devo fare l'integrale di 1 su k è una costante. Su questo intervallino quanto vale? 1 su k per la lunghezza dell'intervallino. Quanto è lungo questo intervallino? Questo intervallino è lungo esattamente 4 pi greco sesti. Quindi devo fare per 4 pi greco sesti per 1 su k. Tutti questi numeri mi interessano fino a un certo punto, perché comunque sono una costante positiva. Quindi vabbè, un dodicesimo, qua viene pi greco dodicesimo, somma per k che va da 1 a infinito. Questa che cos'è? È la serie? Che fa la serie armonica? Allora, questi divergono, questi divergono, questi divergono, questi divergono. Chiaro? Sto dicendo, se questo vale una costante e questo è dell'ordine di 1 su k, io sto facendo, tutti questi rettangolini sono annulare, che è dell'ordine, è una costante maggiore di una costante per 1 su k. La costante l'ho trovata, ho fatto tutti i ragionamenti precisi a pi greco dodicesimo, e quindi alla fine, siccome i rettangolini devo prendere tutti col valore assoluto, cioè con l'area tutta sempre positiva, io avrò un'area totale che farà pi greco dodicesimi per la somma di 1 su k, ma k va da 1 infinito alla somma della serie, diverge l'integrale. Ok? Quindi con un po' di fatica abbiamo visto tutti i fenomeni principali. Li riepilogo un attimo, poi ci facciamo 5 minuti di riposo, ma anche 3, e poi ci facciamo un altro paio di, cominciamo a fare un altro paio di esercizi, magari prendendo da ieri. Allora, noi non abbiamo considerato funzioni non limitate, abbiamo considerato solo funzioni per ora non nulle fuori dall'intervallo, ok? Allora, cosa abbiamo visto? Dobbiamo fare l'integrale, allora la funzione vogliamo che sia integrabile in senso generalizzato su una retta, su una semiretta che va da A a più infinito. Ok? Allora io inizio da A, prima di tutto voglio che la funzione integrabile sia integrabile fino a B. Cioè posso integrarla su ogni intervallo, altrimenti non posso procedere. E poi voglio mandare il secondo estremo a più infinito. All'inizio l'ho chiamato B, poi l'ho chiamato X.
quindi faccio l'integrale da a x di f di t di t e poi mando x a più infinito. Se esiste, se esistono tutti questi integrali, se esiste il limite, dirò che la funzione è integrabile in senso generalizzato. Allora, se la allora i tre fenomeni che abbiamo messo in evidenza sono questi. Se la funzione è di segno costante, per esempio non negativa, l'integrale in senso generalizzato in un certo senso esiste sempre, cioè nel senso che o è veramente esiste finito, l'alternativa è soltanto che può divergere, perché in quel caso la funzione integrale è una funzione monotona, quindi o al limite o se ne va a più infinito. E questo è un fenomeno. Un secondo fenomeno che abbiamo messo in evidenza è che una funzione può essere integrata in senso generalizzato con l'integrale finito, cioè il vero senso in cui è integrata in senso generalizzato, anche senza essere limitata. Abbiamo visto una funzione che diciamo aveva dei valori sempre più alti, però alternati a delle zone sempre più grandi o uguali a zero, funzione di segno costante, che nonostante non avesse limite, nonostante l'estremo superiore di questa funzione su tutta la semiretta facesse più infinito, la funzione non fosse limitata, l'integrale in senso generalizzato veniva finito. Quindi non possiamo dire che una condizione necessaria perché una funzione sia integrabile in senso generalizzato sia che sia limitata. Non è così. Anche se stiamo considerando il caso, ovviamente, della funzione sulla semiretta. Terzo fenomeno, abbiamo visto che se una funzione ha segni alterni, ci sono alcune funzioni che sono integrabili in senso generalizzato, per esempio seno di x su x tra 0 e infinito è integrabile in senso generalizzato, che però quando passo al valore assoluto non lo sono più, nel senso che l'integrale diverge così. Queste funzioni, l'esempio che abbiamo prodotto noi, cioè la funzione seno di x su x, assomiglia molto, cioè l'integrale di questa funzione assomiglia molto alla somma di una serie di Leibniz, cioè alla quale posso applicare il criterio di Leibniz. Abbiamo visto che quell'integrale è la somma di tante aree a segni di diciamo a segni alterni, però in valore assoluto decrescenti in Leibniz. Quindi è esattamente come il caso di della serie di Leibniz. Però abbiamo altrettanto visto che è una serie che in valore assoluto non converge. Quindi in qualche modo nella definizione di integrabilità in senso generalizzato c'è qualcosa che attiene all'ordine di integrazione. Io sto integrando partendo da A e andando verso più infinito. Questa è una cosa soddisfacente solo fino a un certo punto, e vedremo che in analisi 3 non faremo così. Definiremo le funzioni L1 saranno quelle che diciamo saranno integrabili in valore assoluto, e vorremo integrare solo quelle per qualche motivo che capiremo meglio l'anno prossimo, perché il problema quando avremo diciamo non abbiamo R ma abbiamo per esempio R quadro, allora invadere R è semplice, almeno invadere una semiretta è scontato. Io parto dall'estremo finito e devo andare verso più infinito. Già per esempio invadere una retta non è così scontato. Allora, se io prendo questo esempio, vale la pena di essere fatto, andiamo a fare questi due integrali in senso generalizzato. Allora, se io scrivo adesso integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto 1 più x quadro in dx, che significa? Stavolta la mia funzione è una funzione che non è nulla, ma no solo dalla parte destra, anche dalla parte sinistra.
Allora, questo integrale esiste, è finito e fa π. Questo come si deve intendere? Si deve intendere come l'integrale da meno infinito e da di 1 fratto 1 più x quadro in dx più l'integrale da a a più infinito di 1 fratto 1 più x quadro in dx. Adesso facciamone uno dei due. Facciamo l'integrale da a a più infinito di 1 fratto 1 più x quadro in dx. Questo chi è per definizione? È il limite per x che tende a più infinito dell'integrale da a fino a x di 1 fratto 1 più t quadro in dt. Ma questo, la primitiva di 1 fratto 1 più t quadro la conosciamo, una primitiva è l'arco tangente. Questo è l'arco tangente, limite per x che tende a più infinito di arco tangente di x di t, scusate, valutato tra x ed a. Quindi è il limite per x che tende a più infinito di arco tangente di x meno arco tangente di a. Ma per x che tende a più infinito arco tangente tende a pi greco mezzi, quindi questo è pi greco mezzi meno arco tangente di a. Similmente, se fate l'altro allo stesso modo, se la semiretta è sinistra, cosa faccio? Non devo fare l'integrale tra A e B e mandare B a infinito, devo fare l'integrale tra B ed A e mandare B a meno infinito. Mi devo, cioè, espandere verso sinistra. Comunque, se... Allora, questo abbiamo detto che pi greco mezzi meno l'arco tangente di A. Quest'altro, se fate il conto, è arco tangente di A meno meno pi greco mezzi, quindi un'altra volta più pi greco mezzi. Quando andate a fare la somma, vi accorgete che arco tangente di A è meno arco tangente si A, meno arco tangente di A se ne va e pi greco mezzi più pi greco mezzi fa pi greco. Quindi qualcuno poteva dire, ma tu spaccando, tu hai spaccato ad A, ma se A lo prendi qua ti verrà un risultato, se A lo prendi qua ti verrà un altro risultato. No, vi ho fatto vedere che dove spacco spacco, il risultato viene sempre lo stesso e fa sempre più. Dice, ma allora perché devi spaccare? Non c'è bisogno di spaccare. Io, comunemente si fa arco tangente di x, si scrive così, meno infinito più infinito, cioè nel senso si intende il limite, ok? Si intende il limite, ma il limite fa pi greco mezzi, meno pi greco mezzi fa pi greco. Ecco, allora, per capire perché è importante teoricamente spaccare, anche se poi dopo, perché è importante dal punto di vista teorico, diciamo, fare quella divisione in due semirette, andiamo a fare quest'altro di integrale in senso generalizzato. Facciamo l'integrale da meno infinito a più infinito di x fratto 1 più x quadro di x. Allora, chi è una primitiva di questo? Questo è un mezzo logaritmo di 1 più x quadro. Però adesso se lo metto a più infinito, questo va infinito, se lo metto a meno infinito, questo va stesso a più infinito. Quindi questo qua no, non esiste. Cioè, da una parte diverge positivamente, dall'altra parte diverge negativamente. Se io facessi, supponete di fare, allora se io faccio il limite per x che va a più infinito per l'integrale da a fino a x di t fratto 1 più t quadro dt, questo fa un mezzo logaritmo di 1 più t quadro valutato tra x ed a. Questo va a più infinito, è uguale a più infinito, ci ho messo l'infinito davanti. Se faccio il limite per x che va a meno infinito dell'integrale tra meno x e da di t fratto 1 più t quadro di t,
similmente questo fa meno infinito. Quindi quando vado a spaccare mi trovo che un pezzo fa più infinito, l'altro pezzo fa meno infinito, e a questa quantità, a questa somma, io non so dare un senso. Se vi ricordate, abbiamo sempre avuto problemi, è sempre una cosa che io non posso determinare. Se però mi venisse in mente di fare un'altra cosa, supponiamo di fare il limite per x che tende a più infinito dell'integrale tra meno x e x di t fratto 1 più t quadro in dt, beh, questo fa 0, perché questa funzione qui è dispari di integrale, vabbè, se prevedete l'integrale fa con logaritmo di 1 più squadro valutato in x di 1 più t quadro, valutato di x fa logaritmo di 1 più squadro, valutato di meno x fa logaritmo di 1 più x quadro, la differenza fa 0 e di meno x. Però questo non è questo integrale non esiste, questo non esiste, questo fa 0, non sono la stessa cosa. Volete vederlo che non sono la stessa cosa? Se qua ci metto, supponete di metterci da meno x a 2x, allora io integro da meno x a 2x, posso farlo? Quando x va in filo otterrò l'integrale su tutta la retta? Sì, però state attenti, perché la mia funzione ha un grafico che è fatto così. Allora io vedete, io quest'area positiva che è più infinito e sto prendendo sempre un po' di più, la sto prendendo un po' più velocemente dell'altra. Andiamo a vedere se c'è una differenza. La differenza c'è, e la differenza è questa qui. Questo viene logaritmo di 1 più x quadro per un mezzo più t quadro valutato tra 2x e x e meno x uguale un mezzo logaritmo di 1 più 4x quadro fratto 1 più x quadro. Vedete, quando vado a valutare il meno x viene logaritmo di 1 più x quadro, la differenza del logaritmo è il logaritmo del rapporto. Quando x tende a più infinito, questo tende a 4, logaritmo di 4 è 2, logaritmo di 2, 2 si semplifica con un mezzo, e quindi qua il limite è logaritmo di 2 e non è più 0. Quindi vedete, se R non lo immagino in maniera simmetrica, ma lo immagino in maniera asimmetrica, alla fine ho ottenuto sempre tutto R, però andando a integrare la parte positiva un po' di più della parte negativa, un po' più velocemente, diciamo, andando a espandere il dominio, diciamo, la lunghezza dell'intervallo su cui integro la parte positiva più velocemente, la lunghezza dell'intervallo su cui integro la parte negativa, posso ottenere un limite che non è più 0, ma è logaritmo. E questo non è accettabile, perché questo in qualche modo io lo posso, mentre prima io da A più infinito ci devo andare per forza in un modo unico, e vabbè, tenevo conto del fatto che le aree le stavo, in verità era sempre un infinito meno infinito, però la forma indeterminata veniva sciolta dal fatto che le aree dovevo integrare in un certo ordine. Qua l'ordine lo posso stabilire io. Chi mi dice di integrare prima la seminetta, diciamo, con la stessa velocità, la seminetta di destra e la seminetta di sinistra? Io potrei voler integrare prima l'uno e poi l'altro. Integro l'uno, infinito. Integro l'altro, infinito, potrei fare infinito meno infinito. Cioè, scusate, l'altro è meno infinito, potrei fare più infinito più meno infinito, che non si può fare. Capito? Oppure decido di integrare con la stessa velocità, viene 0, decido di integrarle con velocità diverse, viene una cosa diversa da 0. Quindi il tutto non mi piace per nulla. Quindi bisogna, diciamo, se devo integrare su tutta la retta, io devo spaccare, devo fare il limite da una parte, poi devo fare il limite dall'altra parte e poi devo farla su. Se convergono tutte e due non c'è problema. Se divergono solo dei due, dirò che è divergente in quel modo là, perché se uno dei due diverge positivamente e l'altro converge, la somma divergerà positivamente, comunque la mettiate. Se diverge uno solo dei due negativamente, diciamo che diverge negativamente. Se invece uno diverge positivamente e l'altro diverge negativamente, allora dirò
che l'integrale in senso generalizzato su tutta la rete non esiste. Chiaro? Ok. Perteria. Esempio qua. Allora, supponiamo per esempio di fare integrale da 0 da 1 a più infinito di x fratto 1 più x alla quarta in dx. Allora, questo come si fa? Allora, poniamo x quadro uguale a t. Allora, se x vale 1, t che vale x quadro vale 1, se x va più infinito questo va ancora più infinito, qua mi diventa 1 più t quadro, x dx altro non è che d di mezzi, e questo è arco tangente di t per un mezzo da 1 a più infinito, quindi viene un mezzo pi greco mezzi meno pi greco quarto, lo fa pi greco. Dice, ma no, ma prima hai parlato di limiti, cose eccetera. Sì, ho parlato di limiti, ma adesso vi faccio la versione politicamente corretta di questo integrale, cioè quella non politicamente, formalmente corretta dell'integrale. Allora, questo è il limite per x che tende a più infinito dell'integrale da 1 a x di t fratto 1 più t alla quarta dt. Allora pongo t quadro uguale y. Allora, questo diventa il limite integrale da 1 a x quadro di un mezzo, x tende sempre a più infinito, di un mezzo di 1 più y quadro in dx. In realtà, se questo x quadro lo chiamo con un altro nome ancora, chiamiamolo per esempio R, beh, R che è uguale a x quadro, io so che R anche lui tende a più infinito di dy fratto 1 più y quadro, quindi questo è uguale a un mezzo arco tangente di y valutato tra R e 1, e poi devo fare il limite per R che tende a più infinito. Quindi un mezzo lo porto fuori. Poi devo fare il limite per R che tende a più infinito di arco tangente di R meno arco tangente di 1 che vale pi greco quarto. Arco tangente di R vale pi greco mezzi, pi greco mezzi meno pi greco quarto fa pi greco quarti, fratto un mezzo fa pi greco quarto. Quindi tutto quello che io ho scritto sopra non è altro che un'abbreviazione di quello che ho scritto sopra. Cioè, quando io scrivo qua va da 1 a infinito, perché va da 1 a infinito? Perché questo è il limite per x che va più infinito, questo è il limite per, qua sarebbe x quadro, ma x quadro pure lui va più infinito, quindi alla fine tramite la sostituzione r uguale x quadro il limite sarà sempre sullo stesso punto. Poi quando scrivo qua arco tangente di t, per t che va da sotto 1 e sopra infinito, sopra, per andare a più infinito bisogna fare il limite, e quindi significa esattamente fare questo limite qua. Quindi è semplicemente quello che è scritto sopra, va interpretato come una sintesi, una abbreviazione di quello che sta scritto sopra. Ok? Bene. Allora, adesso, quindi questo integrale fa pi greco tanto. Adesso vi faccio vedere, questo non è l'integrale che dovevo fare io al mio compito di analisi, però era un pochino più complicato, ma non, vabbè, non era una riga, erano 4-5 righe, però non era complicatissimo, insomma c'era un po' di altro da fare, però era un integrale in senso generalizzato, l'ho calcolato e veniva finito.
veniva, fai conto, 73, virgola qualcosa. Il problema era, ma visto che ho una calcolatrice programmabile, controlliamo se è vero. Io mi metto a fare gli altri esercizi, nel frattempo programmo la calcolatrice e mi faccio fare l'integrale approssimato. Se l'integrale mi viene 73 è dispari, ma anche se mi viene 72, crederò che l'integrale fa 73. Se l'integrale mi viene molto distante da questo numero, tendenzialmente sarà sbagliato. Allora, la funzione faceva così. Come gran parte delle funzioni era una funzione semplicemente che decresce. Questa qua no? Dovremmo fare i massimi, ma cioè, un massimo ce l'ha probabilmente prima di 1, ma comunque non è importante se ce l'ha prima di 1, tranne 2. Da almeno 2 in poi fa così. Allora vado a programmare la calcolatrice. La calcolatrice, l'integrale in senso generalizzato, non lo sapeva fare allora. Adesso ci sono anche i calcolatori che lo sanno fare, almeno così semplici sì, però già un po' più complicati no. Allora cosa mi dice? Dice dammi A e B. Allora io comincio, dico do 1 e gli metto 10, ok? Perché dovevo andare da 1 in poi. Dice dammi il numero di punti base. Cosa significa il numero di punti base? Quanti intervalli devo dividere? Intervallo grande. Allora io gli misi, mi pare 10. Vabbè, potevo mettere 9, insomma, fare i miei lavori. Allora, la calcolatrice mi risponde 58. Vabbè, dico non è 73. Però ci troviamo, la calcolatrice che cosa aveva fatto? Ha fatto quello che si chiama il metodo di traversi. Ha fatto l'area di questi traversi qua. Però non è che mi soddisfa, perché non è 72,73. Allora che faccio? Riprogrammo la calcolatrice. Allora dice dammi A e B. Allora gli metto 1. Qua si fa questo per dire che non sta in scala, cioè questo deve essere molto più lungo. E B gli do 100. Allora dimmi, gli dice dammi il numero dei punti base. 100. Io ho incrementato i punti per avere sempre uno ogni. E io metto a fare altre cose. Mi metto a fare altre cose. E questo va dopo 7-8 minuti ancora non è la risposta mia. Io una risposta la volevo, allora che cosa faccio? Interrompo, rifaccio la cosa, gli do 1 A, gli do 100 B, numero dei punti base. Scendo, metto 20. Intuitivamente lo capivo che non volevo mettere 10, però almeno gli devo scendere un po', devo mettere 20, perché sennò non mi rispondeva in tempo utile. Metto 20, infatti questo dopo un minuto, insomma un pochino di tempo. Dovete tenere conto che stiamo parlando dell'82. L'82 sì. Infatti c'era il mondiale. Allora, quindi la calcolatrice l'82 faceva fatica a calcolare. Me l'hanno prestata poi, costava allora mezzo milione. Si poteva usare? Si poteva usare, era. Ma non ti preoccupare che puoi usare pure con. Nonostante 4 generazioni di calcolatrici non ti aiuterà molto. D'altro canto, se tu la sapessi usare in maniera
l'unica cosa a cui ti può servire è quando fai il compito di analisi 1 è lo studio di funzione. Ma se tu mi fai il grafico di funzione e non mi sai giustificare niente, si vede benissimo che è fatto con quella rapporto. No. Certo, se ti guardi il computer, la calcolatrice si può usare. Posto. Siccome ci sono programmi che teoricamente, però diciamo anche lì, se tu sapessi usare il programma teorico che fa certe cose, probabilmente sapessi anche analisi. Comunque, torniamo qua. Allora, gli ho dato 20 punti. Gli ho dato 20 punti base, cioè ho fatto dividere l'intervallo da 1 a 100 in meno intervalli, e quello fatica, dopo un po' mi risponde 104. Allarme, allarme rosso, perché 104 era più di 73. Allora panico, faccio da 1 a 1000, gli do 20 punti base perché tanto più di 20 non già faceva, 890, dato da 10.000, 8.900. Sembrava proprio, cioè, ma io ho fatto bene i conti, li controllo un paio di volte, sembrava fatto bene. Problema, mo di chi mi fido? Dei miei conti o della calcolatrice? Allora, io mi sono, in quel caso mi sono fidato dei miei conti e ho fatto bene. Il motivo lì era sotto, diciamo, non dico shock, ma quasi. Però poi appena tornato, diciamo, dove alloggiavo, poi alla fine ci ho riflettuto un attimo, ma per forza questo integrale doveva di? Perché per forza doveva divergere? Allora, guardate solo il primo di questi tre, questo è fatto col metodo dei trapezzi. Allora, guardate solo il primo dei trapezzi. Allora, qua c'avete A, mettiamo, per semplificare, supponiamo che A sia 0. Qua c'avete B, e poi abbiamo detto che abbiamo dato 20 punti base. Quindi il primo trapezio dove finisce? B fratto 20. Finisce a B 20. Ora, non mi interessa questa altezza qua. Ma l'area di questo trapezio è maggiore dell'area di questo triangolo. L'area di questo triangolo quanto fa? Base per altezza diviso 2. Allora, l'altezza è f di 0. La base è b ventesimi diviso 2 quarantesimi. Questa è una costante e qua c'è b. Quando b tende a più infinito, questo non può fare altro che tendere a più infinito. Ma allora l'integrale diverge? No, l'integrale non diverge. Che vuol dire che se il primo trapezio va a B, cioè si allarga, lo vedi che ti stai fregando sempre più aria da sopra. Da sotto l'area è questa, ma l'area che calcola la calcolatrice, invece, l'area può essere finita. Io l'ho fatto, ho usato qualcosa della mia funzione, qualche cosa, solo che la funzione fosse decrescente. E mo' dire che l'integrale di tutte le funzioni decrescenti deve divergere è un po' esagerato, abbiamo visto stamattina ce ne sono tante che decrescono ma che hanno un integrale come? Quindi, quando io dico che bisogna sapere usare il calcolatore, non è che il calcolatore può usare così. Quella è una cosa del tutto naturale, gli dai A, gli dai B, il numero di intervalli, il numero di intervalli non ce la fa con 100, ce ne do di meno. Ma se faccio questa cosa del tutto naturale, automaticamente mando l'integrale infinito. Qualunque cosa faceva l'integrale, automaticamente mando l'approssimazione. Quando mando B a infinito, automaticamente mando l'integrale infinito. Quindi per forza mi doveva venire divergente. Quindi io là me la so cavata a intuito. Però dopo ci ho ragionato, ho capito qualcosa. Quel qualcosa mi è rimasto, se no non me lo veniva a raccontare adesso. Chiaro? Quindi, come diceva qualcuno molto tempo fa, sbagliando si impara.
Ok, però